Ciao a tutti amici, benvenuti nel canale. Come potete vedere mi trovo in auto. Sono fuori all'azienda che mi aveva contattato qualche tempo fa, a cui avevo portato il curriculum, che qualcuno di voi aveva detto che stavo temporeggiando, non so di che cosa, vabbè. E il 2 di dicembre ho portato il curriculum qua e niente, non si sapeva che fine dovevo fare questa azienda. Ero un po' titubante, diciamo. E poi ho ricevuto una chiamata ieri. Mi hanno detto che ci sarebbero stati degli sviluppi, che stavano aspettando un foglio, un contratto, un qualcosa, non ho capito bene. Poi sono stato contattato stamattina. Mi hanno detto: non puoi venire qui perché il contratto, il foglio lì è arrivato e così ti diamo il vestiario e tutto quanto. Sto qui fuori, sto per entrare. Vediamo, diciamo che non sono emozionato come dovrei esserlo, perché a me piace queste cose affrontarle tempestivamente con una certa, diciamo, ritmica giusta. E invece così vediamo quello che succede, quello che mi dicono. Sto qua, raga, sto qua, che vedo di? Vediamo quello che mi dicono. So comunque sia un po' emozionato perché non sono quelle cose che si fanno tutti i giorni, ma sono quelle cose che comunque sia. Si affrontano una volta ogni tanto. Questa azienda è molto famosa per la sua, diciamo, precisione, che sono dei tipi molto precisi, la serietà. Speriamo che siano seri anche con me questa volta, perché mi fa piacere, insomma, se sono seri. Vediamo come va a finire, raga. Io fra 2 minuti, appena esco da qua, vediamo quello che mi dicono. Come si evolve la situazione, incrociamo le dita, raga. Può essere pure che mi dicono: no, guarda, in questo momento è un po' un casino, che ne so, non si sa niente, raga. Sono venuto qua così. Vediamo quello che succede. Sono emozionato e speriamo che la volta buona, invece, che magari si sistema sta faccenda. A dopo, raga, a dopo. Allora, amici, è passata una mezz'oretta, 40 minuti all'incirca, quasi, quasi un'ora. E niente, sono di nuovo qui, fuori, diciamo, questa azienda. Ho parlato con chi dovevo parlare, mi hanno dato il contratto, mi hanno fatto firmare 2 mesi, vabbè, 2 mesetti di lavoro. Ho parlato con l'RSPP che si occupa della sicurezza. Ma mi ha fatto tutta la spiegazione per quanto riguarda la sicurezza, per quanto riguarda il tutto. Mi hanno fatto un contratto normale. Diciamo che non è menzionato il fatto che sono invalido, però non è un problema perché più avanti poi verrà fatta qualche modifica, qualche cosa. Io ho accettato sta cosa perché bene o male a me fondamentalmente non mi cambia niente. L'orario di lavoro sarà dalle 8 alle 17 per questa settimana, poi successivamente si faranno dei turni di 8 ore. C'ho un'ora di pausa a pranzo, mi hanno dato già il badge, quindi sono contento e niente, deve finire bene, insomma, dai, sono contento, raga. Mi hanno dato due paia di pantaloni, due magliette, due felpe, scarpe, mi hanno dato tutte mascherine, mi hanno dato l'archetto per la protezione dell'udito. Sono subito presentati, diciamo, seri, come già sapevo che erano. Quindi buone notizie, regà, finalmente sono stato assunto. Sono contento, non riesco ancora perlomeno a realizzare il tutto perché c'è stata, insomma, sta cosa che prima sì, poi no, prima sì, poi no, non si sapeva. Vabbè, comunque io già mi trovo avvantaggiato perché ho fatto già la visita e tante belle cose, quindi dai. Niente, eccoci qua, regà, sono stato assunto finalmente. Come tornitore, quindi è pure il mestiere che mi appartiene, diciamo. Quindi sono proprio contento da questo punto di vista. Mo sarà il caso di realizzare quello che è successo, perché a mente così a caldo ancora forse non mi rendo conto. Sì, sono contento, rea. Mi sono trovato bene l'altra volta, anni fa, quando ci ho lavorato. Sicuramente mi troverò bene anche adesso. Rea, sono contento. Mi fa piacere se mi scrivete pure voi quello che ne pensate.
Come vedete non ho temporeggiato perché sono venuto subito qua, come mi hanno detto puoi venire di qua e di là, sono venuto subito, come è giusto che uno faccia quando è disponibile e si presenta serio, come penso di essere stato. Non vedo l'ora di cominciare e fra qualche giorno comincerò. Sono proprio contento, ragazzi, sono proprio contento. Finalmente sembra che sto riprendendo le cose da dove le avevo lasciate, quindi buoni propositi. Speriamo che la cosa duri, che non siano solo 2 mesi di contrattino. Bello, bello, mi piace, tutto fila liscio. Poi chiaramente vi dirò pure come mi sono trovato il primo giorno, vi porterò con me qualche clippetta, qualche cosa. E finalmente, raga, lavoro. Questa è una cosa molto importante perché io da quando mi sono ammalato non ho più lavorato, quindi pure psicologicamente riprendere le cose da dove si erano lasciate comunque sia è un passo importante. Psicologicamente ti fa sentire in un ruolo, ti fa sentire proiettato, come si dice, il lavoro nobilita l'uomo e quindi tante belle cose, raga, tante belle cose, finalmente buone notizie, quindi diciamo che la situazione è definitiva. Ah, un bel sospiro di sollievo, un bel sospiro. Adesso non mi resta che tornare da Sami Sami e già chiaramente ho chiamato, già gli ho detto tutto quello che gli devo dire e niente, raga, si affronta la cosa con altra consapevolezza, la vita di tutti i giorni prende una sua forma e sono contento, raga, sono proprio contento. Poi farò vedere i vestiari e cose, chiaramente non farò vedere come si chiama la ditta perché non mi sembra giusto, insomma, mi sembra corretto. Dai, raga, dai. Questo è un posto molto ambito, eh. Cioè, non è che stiamo a parlare di far manovaletto, tutto rispetto per i manovaletti, eccetera. Però, insomma, io ho una certa età. Ho 33 anni, lo faccio, e quindi mi serve una cosa seria. Questa sembra proprio una cosa seria. Poi, nella mia condizione, non mi posso accontentare di una cosetta. Insomma, questo è un posto importante. Responsabilità. Tante cose mi fanno piacere. Ovviamente io porterò avanti il canale, porteremo avanti tutti gli altri progettini, tutte le altre cosettine, perché è giusto che non muoiano le altre cose. Avere un focus su questa cosa, perché è la cosa, diciamo, principale, però poi non trascurare tutto quello che è il resto della vita, diciamo, no? Bisognerà anche trovare il nostro equilibrio, il mio equilibrio, l'equilibrio di tutti, insomma, tanto impegno e... Speriamo che questo 2022 sia un anno di rinascita, di svolta, di tutte queste negatività che ci lasciamo alle spalle. Mi dispiace che non è così per tutti, perché ovviamente sappiamo benissimo la situazione adesso mondiale com'è. Speriamo che rimanga lì quello che è, anzi che proprio che finisca. Vabbè, non mi voglio dilungare in altri discorsi che non c'entrano niente. Però spero che questa positività, insomma, sfori in tutti gli ambiti. Ecco, vabbè, mo mi sono dilungato con tutte le paroloni che non c'entrano niente, però effettivamente sono contento, raga, perché è una cosa buona, una bella notizia e voglio essere positivo, voglio essere felice e quindi mi devo, diciamo, concentrare su questa felicità che è importante, anche ogni tanto che c'è un po' di felicità, dai. Forza, forza e coraggio. Ed eccomi qua anche io. Ciao ragazzi e benvenuti nel nostro canale. So che Giordano questa mattina vi ha dato la notizia. Siamo veramente tanto contenti, ma io ero molto fiduciosa del fatto che l'avrebbero chiamato, perché un'azienda seria come quella a far passare così la cosa mi sembrava molto strano. Fatto sta che comunque quel foglio non l'hanno ricevuto, a detta loro. L'hanno assunto normalmente, sì, giusto amore? Senza niente. Però finiti questi 2 mesi, se tutto andrà bene e riescono a avere questo foglio, poi lo assumeranno con la categoria protetta. Ma a Giordano questo non interessava fin dall'inizio, ovviamente. Beh. L'importante è che era assunto. Madonna, sti capelli, raga, mi si sono acciaccati. Gli ho dato una botta prima, ma... E niente, eccoci qua insieme. Stiamo andando a fare una passeggiata, anzi adesso stiamo andando a trovare mia sorella al negozio per fargli un po' di compagnia e poi basta. E poi una passeggiatina. E poi dopo vogliamo fare una bella passeggiatina. Ma
perché sembra che non ci sia vento, anche se il sole è andato via. Mi pare che io non mi arrendo, io voglio cercare il mio vaso. Questo vaso mi ha messo in croce. Non mi arrendo, voglio il vasetto, voglio. E le piantine lì al centro, dei bei tulipani voglio prendere, bianchi e rosa. Io prendo quello che ti pare, amore. Vabbè, raga, a dopo. Sì, lo so, è un'altra clip, è un altro giorno, sono truccata diversamente, vestita diversamente, però stiamo per uscire. Poi alla fine, raga, ieri, non so cosa è successo, avevo la videocamera nella borsa, però non l'ho più tirata fuori, cioè ho smesso di vloggare, così, dal niente. Cioè, avete visto un taglionetto tra una clip dove ero in macchina, che vi stavo raccontando di Giordano, dell'avvenimento, che lunedì inizierà a lavorare, adesso che mi ritrovate qui a casa. Però continuiamo il vlog oggi, a voi non cambia niente perché non ve ne siete, diciamo, accorti. Comunque, lui già è bello posizionato qui perché ci teneva a farvi vedere tutto il necessario. Tutte le cosine che mandano. Tutte le cosine, sì. È da ieri che se le guarda è veramente contento. Sì. Allora, ragazzi, prima cosa mi hanno dato uno, ma ben due pacchi da 50 mascherine. Eccole qua. Cioè, raga, vi state rendendo conto? Da paura? Queste sono quelle da paura proprio. Guardate le mascherine che gli hanno dato al lavoro. Quelle belle, insomma, so. Cioè, due pacchi, uno e due. Da 50. E questa cosa non diamola per scontato, perché calcolate che a me al lavoro non mi hanno mai dato una mascherina. Comunque, no, la serietà è questo. Pure. Cioè, io ogni giorno devo sprecare, ovviamente, le mie mascherine e comprarle. Vabbè, fatemi sapere voi al lavoro come si sono comportati, nel senso, vi passano le mascherine o siete voi ovviamente a dovervele comprare. Già questa cosa che gli hanno dato due pacchi di mascherine da 100 all'uno? 50. Da 50 all'uno? Sono 100. Vabbè, sono 3 mesi, uno al giorno sono 3 mesi, io. Giusto, cioè, veramente ottimo questa cosa, ma l'avevo detto, questa azienda è veramente molto seria. Seria, sì. Infatti mi dispiaceva se si stavano comportando male con Giordano. Poi l'archetto per proteggere dall'udito, protegge l'udito, sì, con poi i ricambi, vabbè, ce l'ho nell'armadio perché questi qui sono lavabili, tutto quanto, cioè sono indistruttibili. Va bene, dai, poi passo. Poi vabbè, ovviamente scarpetta antinfortunistica, carina pure questa, della Diadora. Leggera, piccola, da paura. Ce ne sono peggiori, cioè sì. Sì, come no, infatti, vabbè. Poi, il vestiario, che non vi voglio far vedere di che si tratta, aspettate, che non mi sembra giusto, così, mi hanno dato 3 magliette. Semplice, beh, con il logo dove copre Giordano della ditta. Fatte così. Ok, vabbè, semplice, poi, tre. Ok. Poi, mi hanno dato... Questo è bellissimo. 2 felpe così. Belle, veramente molto calde. 2 felpette così. 1 e 2. E poi mi hanno dato, vabbè, qui non c'è scritto niente. Ah, pure 2 pantaloni. 2 pantaloni della Piper. Comunque, è buono pure sta marca. 1 e 2. Cioè, mi hanno vestito da testa ai piedi e mi hanno pure fornito... Aspetta, e mi hanno dato ancora molte altre cose, Cioè, guardate comunque la differenza, a lui l'ha vestito dalla testa ai piedi, mentre a me hanno dato soltanto 2 magliette e basta, cioè le scarpe, poi vabbè, i pantaloni, noi ci mettiamo un jeans, le scarpe le ho dovute portare per cavoli mia. Seria questa azienda, sono veramente contenta che l'abbiano richiamato. Speriamo che duri, che non sia un contrattino, insomma, così al volo di un paio di mesi. Giordano è convinto che lo tengono 2 mesi e basta, ma io non credo così. Io anche ormai perché, non credo più di nessuno. Anche perché anche a me fecero comunque un contratto di 20 giorni nel periodo natalizio e credevo che mi volevano soltanto usare, invece no. Invece mi avevano fatto un contratto. Magari l'intento è quello, poi magari si trovano bene e fanno la rotazione, ma ne noi abbiamo qualcun altro, mica è detto. Vabbè. Ci deve stare pure un po' di meritocrazia, no? Vabbè, raga, noi andiamo a fare un giro, una spesa, e poi voglio passare dal fruttivendolo, cos'è quello? Cioè, non lo so, è un posto che a me mi mette allegria, che è verso giù Tarquinia, e ci sta, entri in questa viglietta e entri tipo in un mega... una villa, però con tutti gli orti, tu vai lì e ti danno roba fresca, io voglio prendere fave e fragole se sono disponibili. Vabbè, verrete con noi e continuiamo questo vloghetto. Allora, noi ovviamente abbiamo fatto un po' di giretti nel frattempo,
Mi sono arresa con il vasetto. Alla fine l'ho preso uno in vetro normale. Che dispiacere, raga. Però io so che finché non trovo la cosa mia... Lo stavo di Giordano. È vero, l'ho comprato di qua e di là. Ho preso anche dei tulipani finti. Che poi al tatto sembrano anche veri. Cioè, sono carinissimi. Però io sono fatta così. Finché non trovo quello che proprio mi piace... Non è che non, non mi guardo in giro. Cioè, ad esempio, mi faccio capire meglio. La tenda in sala. Ne ho comprate parecchie di tende, ma proprio in generale in tutta casa. E non sono stata mai contenta perché non ho mai trovato... c'ho intanto il signore che mi fissa qui di lato. Vero? Boh. Eh sì, vabbè. Stavo a dì? Non ho mai trovato la combinazione di tende che mi facessero impazzire e che mi avessero fatto dire ok, basta, è questa. Perciò ogni qualvolta che ci trovavamo nei negozi... Puntualmente Giordano mi trovava nel reparto tende, anche se magari l'avevo comprata il giorno prima. Adesso in sala ho trovato proprio la pace, cioè ho trovato la combinazione che dico, Madonna quanto sono belle insieme, anche se poi alla fine sono dei teli veramente molto semplici, però ho trovato l'armonia che piace a me e quindi adesso mi sono trovata in mezzo al reparto tende, raga, non l'ho proprio guardata, questo è farvi capire che ho trovato proprio la pace. Ecco, voglio finché con questo vaso non trovo la pace, anche se l'ho comprato adesso, che però ho pagato veramente una cavolata, e io intorno mi ci guardo. Sono sempre scontenta. Ma com'è? Perché sei te. No, perché voglio che tutto sia in armonia di come io la penso, capito? Certo. Vabbè, comunque mo scendiamo un attimino qui, perché tempo fa ci sono partite le borchie della macchina, stiamo andando in giro senza due borchie, sembriamo due porelli. Si può fare. Anche perché ogni tanto nei posti di blocco ci fermano. Questo perché uno può pensare che siamo due sganghenati, che non c'è una revisione, tutta sta roba qua. No. Ma sicuramente, perché raga, ci fermano sempre. Ma ultimamente no, perché non li incontriamo strada facendo, però se li trovi nella tua corsia, puntualmente noi ci fermano. Ci fermano quasi sempre. Ma poi lo sapete, perché nei vlog, quando è capitato ve l'ho detto, sembra che proprio la faccia richiama proprio ad essere fermati. Vabbè, perciò adesso sì. Andiamo a cercare due cosette. Sì, e anche un caprivolante, perché questo proprio... No, questo è arrivato proprio a questo fa proprio schifo. Io non so Giordano che gli ha fatto, perché poi... Io ho fatto, ci ho guidato, io ho fatto. Se rompi, no? Che schifo. Questo... Vabbè, dai, scendiamo. Vabbè, amo, non lo leva adesso. Ok. Ok, ma tu mo non ce l'hai un coso per prendere misure? Questo. Vabbè, andiamo. Questo lo portiamo. Poi adesso lì sto intravedendo dei vasi con le piantine e voi pensate che io lì non mi ci fermo? Ovvio che mi ci fermo. Vabbè, dai, andiamo. Lo regalo. Tanto qua nel montaggio lo risenti. Tanto rido adesso, poi rido dopo, perché poi me lo scordo, poi lo rivedo. Cioè... rido un'altra volta, vedo. Ma sarà giusto, regà? Sì, sì, c'è da litigare una mezz'oretta. Ma mica t'entra, sono corto. Entra. Comunque, ho trovato queste, ho trovato le borchie, eccole qua. Vai, vai. Questo è carino, c'erano anche quei cuoricini di... Sì, ma le dita un po' più femminile, però avevo paura che a forza di toccarlo i cuoricini poi andassero a svanire e diventava una cosa un po' bruttina, invece semplice nero. Perché ora tutto questo, perché Giordano mi ha sempre accompagnato al lavoro, ma adesso che andrà anche lui, ovviamente andrò da sola, perciò... Ho detto su, dammi una bella ripulita a sta macchina che ritorna la padrona. Ah, certo. A utilizzarla. E niente, adesso ci rimane da fare la spesa. Dulcis Giordano non vede proprio l'ora, cioè mi sta dicendo io non vedo l'ora di andare a fare la spesa. Io mi vado a casa sul divano nostro. Ecco, e dopo ci stiamo, non ti preoccupare. E niente, raga, noi ci aggiorniamo dopo quando arriviamo a casa e vi facciamo vedere i piccoli acquistini. Questa volta abbiamo fatto veramente tanto tardi, tanto tardi, forse non siamo mai rientrati a casa così tardi dalla spesa,
perché sono le 8:30. Devo ancora svuotare tutta la spesa. Ora lo facciamo insieme. Mentre Giordano è dovuto correre di là e mettere il video online. Allora, siamo andati, vabbè, alla Conad e ho preso. Adesso arriva la stagione delle fragole, buonissime, solo che adesso te le fanno pagare un occhio dalla testa. Avevo detto che andavamo dal fruttivendolo, diciamo, in quel posto tanto carino a prendere fragole e fave, però poi non ci siamo più andati, anche perché di strada ne dovevamo fare e non ci andava. Comunque, ho preso un po' di fragoline, tanto per noi due ci abbastano per questa sera. Poi, vabbè, latte, insalata da farci questa sera perché Giordano farà le scaloppine, buonissime. Poi, siccome alla Conad mi danno sempre continuazione le figurine, ho detto, sai che c'è? Mi prendo anche l'album. Perciò l'album di Harry Potter. Così almeno tutto il mazzetto di figurine che mi danno, almeno so dove metterle lì dentro. Poi sono una fanatica di Harry Potter e non vedo l'ora che esca il gioco per PC di Harry Potter. Cioè, raga, spettacolare. Spettacolare. La prima cosa che farò quando poi staccherò da lavoro è nerdare, perché io... Per chi non lo sapesse, sono una nerd dentro, perché mi piacciono i videogiochi, mi piace giocare al PC, PlayStation meno, al più al PC. Vabbè, comunque, pane, direi già duro, però vabbè. Poi Giordano si è preso queste cose di frutta, yogurt, un cioccolatino, latte. Poi boh, io compro cacao, non li apro, poi non li trovo più. Sicuramente l'avrò nascosto dentro casa, però vabbè, ne ho preso un altro. Poi un altro cioccolatino, che siamo andati anche da mia sorella e gliel'abbiamo portato uno al negozio, che fa sempre piacere. Via. Poi, qui ho preso un bel po' di carne, anche perché fino a mo' ho avuto la fortuna di avere Giordano dentro casa, perciò ogni volta che staccavo da lavoro trovavo già il piatto pronto. Invece, oltre che avrò un'ora e mezza, un'ora e venti di pausa, dovrò anche cucinarmi. Invece prima lo faceva Giordano, faceva lui la lavastoviglie e io pranzavo e me ne andavo direttamente. E invece adesso mi dovrò riorganizzare tutto quanto, tutta la settimana, tutti i giorni, bla bla. Comunque, petti di pollo, ne ho presi un bel po', così arrivo a casa, me le faccio in padella e via. Poi, sempre per andare veloce, questi qui che mi piacciono tanto, che una volta si chiamavano, no, si chiamano sempre cordon bleu, buonissime, però mi ricordo che quando ero piccola li facevano molto più buoni. Poi un altro piatto di pollo e un altro piatto di pollo. Ora questi qui li congelerò, così o io o Giordano, quando andremo veloce per il pranzo, se li facciamo. Tu che sta a fa? Poi questi merendini che erano in offerta, era da un botto di tempo che non prendevamo merendini. Tortellini da fare in brodo, uno yogurt per me, Müller, raga, buonissimo. Poi prosciutto crudo, salmone, del miele e le rotelline per chi? Per Giordano. Ah, no, adesso le rotelline, sono rimasta male, sono fili, vabbè. Poi gomme, vai, vai. Fai, 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 caro. Guarda che casino. E ovviamente figurine, figurine, almeno, ripeto, sappiamo, Figurine ci gioco io, no, sappiamo dove eh. metterle. Come In mezzo ci stanno buoni sconti, no? no? No. No, già guardato? Gioco io le figurine. 10 euro di che? Amo. Parafarmacia, una spesa minima 3 euro. Eccoci qua. Un'altra bella busta che contiene una bustina molto bella, cioè la busta della Conad con la spesa della Conad contiene una busta molto carina, cioè lei. Alla fine ci sono andata, basta, non ho più quel buono che mia sorella mi aveva regalato per il giorno del mio compleanno, non ce l'ho più, però ho finito, però questo dopo ve lo farò vedere. Poi piadina, anche perché se non la smetto di chiacchierare e di andare a rilento, qui si cena ai 10. Bucaneve. Qua abbiamo preso un formaggio dolce, buonissimo, che sarebbe tipo galbanino, però è marchio Conad, che a me piace molto di più di quello originale, mi piace molto di più il sapore. Poi un altro litro di latte, panne. Poi abbiamo preso una bottiglia di acqua, perché come sapete noi abbiamo il depuratore, ma Giordano dovrà andare al lavoro, non è che può andare con la bottiglia di vetro, perciò una bottiglia, così la finisce, la può riempire e poi dopo una certa la butta, perché
non è che puoi sempre riempire una boccetta di plastica, comincia a puzzare. Poi pancarré, e qui abbiamo finito. Poi che abbiamo preso? Poi un'altra bustina, ma questa è del Mauris, siamo andati anche da Mauris, e qui abbiamo delle lamette, bicchiere di plastica, la voluto prendere Giordano, ma noi non li utilizziamo mai, ma la voluto prendere per fare, mi fa ridere, perché lui quando fa il sugo mi piace metterlo dentro questi bicchieri di plastica e congelarli, come se non esistessero contenitori, vabbè, non lo so. Poi un bagno schiuma a caso, che manco l'ho odorato, però fa niente, delle spugnette, delle fascette, eccole qua, mettetele da parte per mettere le borchie, che tanto sicuramente ci andremo a perdere pure quelle, una bella maschera viso che ci faremo questa sera o domani, boh, mo vedo. Poi sempre da Mauris ho comprato una crema idratante, che già è la seconda che compro, ma è veramente molto corposa e costa 3,99 euro. Potevo anche comprarla da Sephora, ma le creme lì costano comunque dai 10 in poi. Io mi sono trovata bene con questa, con 3 euro, e al posto della crema ho preso altre cosette carine. Tanto non sono così pretenziosa con le creme, sta roba qui, skin care. Poi delle buste. Oh, un profumino, amore. Pure questo non l'ho sentito, ma... buono, lo mette? Buono. Lo mette? Questo qui all'orchidea. Guarda che non spruzza. No, lui fa così, ma non va perché non spruzza. Non va più. Prova, prova a vedere. Poi vabbè, un ammorbidente, che questo l'ha scelto Giordano. Io di solito prendo quello blu e non so perché ha preso questo viola. Mazza. Questo qui è molto, molto buono anche questo. Indifferenziato, Famo finta. E poi basta, ragazzi. Questi sono i nostri acquisti da queste parti. Dopo vedremo un pochetto quello che ho preso anche da Sephora. Ma sai pure che ho comprato? Ciao, ragazzi. Aspettavo che dicevo per rispondermi poi. Lo sapete, com'è Giordano. Però perché? Questo perché? Perché non l'ha fatto di prima. Perché io l'ho fatto io prima, ci è rimasto malissimo. Niente. Sto vedendo che comunque già questa clip sono 8 minuti, più i pezzi di vlog di ieri. Io concludo qui questo video, perché veramente non mi va che diventi lungo, e soprattutto che poi stiamo ore davanti al PC a montarlo, perché dopo non avremo veramente più tempo. Vabbè, Giordano, proprio detto, dai. Giordano non è che avrà tutto questo tempo, eppure se ce l'ha mi piacerebbe anche che fa le cose sue e non soltanto queste cose. Perciò gli acquisti di Sephora e tutte quelle cose le faremo invece domani. Ve li farò vedere domani le cosette che ho preso da Sephora. Anche perché adesso voglio fare le fragole, perché sennò non mi si condiscono. E poi niente, poi cuciniamo, che sono le 9 di sera. Ma raga, io vi mando video, un grosso ragazzi. Bacione. E ci vediamo al prossimo video. Scusate se sto staccando così, ma è tardi. Vedo che già la clip, questa che ho fatto adesso, è di 9 minuti. Mi sto impanicando. Basta, basta. Ciao raga. Ciao.